Ladies and gentlemen! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Belli di casa! Oh, mi sono portati in casa laziale! Mamma mia, da New York con onore e prestigio, il grande Eagle. Buongiorno, ma, buongiorno, ma che bella Milano! Che bella! Ma che bello lo zoccolino! Zoccolino, zoccolino! Ragazzi, domani è macello! Domani è un macello perché. E noi! Ragazzi, giochiamo con la squadra che negli ultimi 10 anni. Ha fatto meglio di tutte in Coppa Italia, tolta la Juventus. È vero sta cosa? Ma tanto è una porta ombrelli, dicono. Scusa, quanti anni vinte le ultime 10 anni? 2, 3? Tanto quando non contano sono porta ombrelli. Poi quando ne giochi invece sai com'è, no? Io ti dico, io ci tengo sempre alla Coppa Italia, da sempre. Io sempre, pure io qualsiasi, io pure Erbira Moretti, anche se non ci hanno mai invitato a noi a farlo. Io preferisco vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare quarto. A me di arrivare quarto proprio. Ah, pure io, a me basta, mi fai vincere una cosetta ogni tanto, passa a due braccia per fare un po' di cose, no? Però domani è dura, perché voi siete in fiducia, siete contenti. Pure noi un pizzichino più di fiducia. Però stiamo a casa vostra, che è il teatro. L'unica cosa che recupera Rebic. E metto cavoli. E questo, esatto, questo è positivo, perché già oggi ho visto che si allenava e quindi c'è. Però la Lazio, 2 settimane con Sarri, si è preparata la partita, l'ho vista a Firenze. Molto, molto, molto dura. Tra l'altro Zaccagni è diventato titolare ormai. Questo come gioca Zaccagni? Il Zacca? Ma quando l'avete comprato, io l'avrei voluto al Milan. Dico la verità, invece che Messias, io tutta la vita prendevo Zaccagni, anche che lo mettevo a destra. Però Messias sta piano piano sta uscendo. Sì, fa il suo. Il problema di Messias vero è l'età. Comunque c'ha più di 30 anni. Sembra che c'ha 12 anni in faccia. Sembra che è un ragazzino brasiliano, però in realtà c'ha l'età. L'unica cosa è che è umile e lavora, quello sì. Bravo. Però io sai che gli voglio lupo, so che te ne vuoi. Io voglio lupo. Chi ce date? Romagnoli? No, Romagnoli. Però lo do. Che te me dai? A gratis, ormai ce lo abbiamo noi. No, magari, no, ma quando ci viene quello, capirai con quel raiola lì. Quello sta attaccato. Dicono che va alla Juve, perché forse vendono De Ligt e va alla Juve. De Ligt vendono? Così sembra, così dico. Con qui spero che sarà una bella partita, senza problemi, senza problemi arbitrali, in quel senso, che poi rompono sempre i coglioni, che poi mi dissocio dalla parolaccia. No, vabbè, ma secondo me sarà una partita abbastanza tranquilla. Adesso non lo so chi arbitra, neanche lo so chi arbitra. Abita un ragazzo che è nato a Milano. Sì? Sì, ti giuro su Dio, non ti sta di la cavolata. Perché ci arbitrerà contro, sicuro. Sicuro, se no mettono quello lì che ha arbitrato contro l'Atalanta, o per l'Atalanta, una cosa del genere, non lo so. E vengo informato, come è informato? No, li vedo, li leggo le cose, ma... Ma voi giocate con la formazione tipo o... Perché e c'avevo altri giocatori, con chi giocavo? Sono lì. No, però nel senso... con chi nel mettiamo? Senso che mettete i migliori, ovviamente. Facciamo solo quelli. Acerbi è spaccato, quindi dietro giocherà, secondo me, Reina, giocheranno i due esterni, saranno Lazzari... quindi gioca Lazzari? Non è il titolare lui della formazione. La formazione titolare è... appunto che non è titolare, Isai, gioca lo stesso. E dovrebbe essere Isai e Marusic, i due titolari esterni. Capito? Era buona. Comunque io non sono tanto d'accordo con questa contestazione che fate allo Tito. Come no? Ti dico perché. Perché... Hai rotto i coglioni tutto un tempo, tu che non ti ha comprato nessuno, ti ha comprato... E mi ho comprato il Cabral sbagliato, mi ho comprato noi. Quando lo voglio vedere il Cabral che avete preso? Per ora a Firenze non ha fatto niente. No, a parte gli scherzi, sono sempre d'accordo con i presidenti che non comprano, sono sempre d'accordo. Però con la pandemia vi ha subito sostituito Simone Inzaghi con Sarri, devi dargli un po' di tempo a quello là. Ma il problema è che Sarri poi si incazza, come gli ha detto che c'ha bisogno di un esterno. Ma gli ha preso un centrale di difesa e un centrale d'attacco. Ha preso. Abbiamo preso niente di meno. E allora? Pure noi l'abbiamo preso. No, è vero. Io come sono Elliot out, devo essere lo Tito out. Lo Tito out, sì, tutti out, tutti out. Però comunque la basta. Domani sarò contento di rivedere uno degli stadi più belli d'Italia, indipendentemente. Potrebbe essere l'ultima volta, tra l'altro. Ho saputo sta cosa. Io spero che facciano. Lo sbragano? No, io spero che lo rifanno nuovo. Sì, lo rifanno nuovo. Ma lo sbragano e lo rifanno lì, bro. Lo rifanno di fianco. Okay. E c'è la discussione se tenerlo, tenere un anello, tenere qualcosa, non tenere nulla.
Però io spero che lo rifacciano completamente. Cioè, come tutte le cose, dopo un po' di anni le rifai nuove. Cioè, come hanno fatto la fiera nuova, come hanno fatto la darsena nuova, dopo un po' le cose vanno cambiate. In Italia queste cose, cioè, io sono d'accordo. Io sono stato al Madison Square Garden. Oltre che l'hanno rifatto 100 volte che... No, ma per dire, lì entri, mica dietro a dove ti siedi c'è proprio le cose con i bar tranquilli, sì, cioè, sì. Stasera vedi, stasera prendete una birra, devi ammazzarti. No, ma guarda, su quello sono d'accordo. Purtroppo infatti ci stanno queste leggi in Italia dove non ti vanno a far costruire niente, e di conseguenza dopo non capiamo perché non arrivano i soldi in Italia, perché vanno in Inghilterra, perché in Inghilterra vanno così e costruiscono gli stadi. È normale, qui dice che tengo qua i soldi, se fanno quei stadi con questi qua. No, la cosa bellissima di San Siro, che non ha nessun altro stadio penso in Italia, è la visibilità che tu hai da lì, sì. Li vedi proprio bello, bene. Ho visto l'altro giorno un video dei Few Gamer che sono andati a vedere il derby, e se tu vedi quando fanno i video che vedono dal Napoli, sì, no, beh, qua, cioè, ti sembrava di essere in campo. Non c'è proprio, ma pure Firenze è bello, per dirti quanto stai vicino, se non sei negli ospiti che sono stato. Comunque fatto sta che non c'è più la pista a Firenze. C'è mai stata? Vabbè, a Roma noi c'è la tripla pista, c'eremo. No, non c'è la pista a Firenze. Non c'è stata la pista. No, c'è la pista. O piccolina, però piccolina. No, c'è già quella. Pistina. Per me è lontanissimo già quella, capito? E quando viene a Roma è macello. Comunque, ragazzi, fatto. Divertitevi domani sera e fate i bravi. Bravissimo. Ultima chiusura. Stasera io vi tocca di fare per gli altri. Quindi due sere di fila, due sere di fila contro, tu stasera stai con gli altri, io sto con gli altri vostri, poi domani giustamente tu stai con me e sto con l'altro. Quindi adesso, ragazzi, appena spegniamo, se vedete morti per Milano dentro un taxi, un taxi fiume di sangue, invece che un taxi bianco, un taxi rosso, dai, capito, sì. Oh, buona partita, in bocca al lupo, vinca il migliore. Ciao ragazzi, dai.